Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo con MotoGP 24, siamo al secondo Gran Premio in cui dobbiamo cercare di star davanti al nostro rivale. Nel primo appuntamento ci siamo riusciti con una gara direi abbastanza rocambolesca, visto che sono successe un sacco di cose. Se ve la siete persa, ovviamente in alto a destra trovate la i che vi riporta tutta la playlist del titolo, così potete andarvela eventualmente a recuperare. Quindi nuova gara, Gran Premio della Malesia, andiamo a vedere un pochettino cosa ci dice. Obiettivi da raggiungere: nella pagina del calendario vedrai il tuo obiettivo per le prossime gare, che sia un rivale da battere o il prossimo passo della tua carriera. Avrai sempre la tua progressione in evidenza. Ok, la barra di progressione indica quante gare sono necessarie per raggiungere il tuo obiettivo attuale. Alla fine della programmazione scoprirai cosa riserva il futuro. La linea temporale del calendario è divisa in tappe e ogni tappa ti permetterà di accedere al weekend di gara. Va bene. Quindi per il momento abbiamo fatto la prima gara in cui siamo arrivati ottavi e abbiamo quello della Malesia. Successivamente qua tappa futura, poi sappiamo che cosa ci riserverà. Ok, andiamo al Gran Premio. Qui rimaniamo così, quindi ci facciamo le prove 1 per vedere. Mazza sta pioggia in qualifica 1 e 2. Porco Giuda, per fortuna la gara è nuvoloso. 4 giri, vabbè, perché la Malesia è lunga, insomma, sì. Quindi ci sta, insomma. E, ok, inizia weekend, vediamo un po'. Grosso modo la Malesia me la ricordo come è tracciato anche dai scorsi MotoGP, ma anche da Formula 1, insomma. Però una rinfrescatina non è male, soprattutto per quanto riguarda il setup. Allora, vediamo un attimino, come sempre diamo la nostra classica sistemata, assetto guidato, percorrenza di curva, maneggevolezza, piega lentamente. Un'altra cosa invece, assetto guidato, uscita di curva, no, accelerazione, progressione, a poca accelerazione. Vediamo un attimino, che se Sepang c'ha due bei rettilinei. No, lasciamo così. A parte una sola curva di Sepang, il resto è... Beh, l'ultima. Vabbè, principalmente sono di percorrenza. Una è particolarmente stretta. Vabbè, vediamo come va e poi vediamo. Allora, modifiche rapide. Andiamo a metterci... Mo' due sei cosa. Andiamo a utilizzarci un set di gomme medie, che poi ci troveremo a tenere queste per la gara, visto che comunque in qualifica utilizzeremo le soft. Sì, va bene, dai. Diciamo che ci andiamo a sprecare un set di gomme medie. Ok, vai al tracciato. Partenza in pista. Cioè, per sto tempo un po' così, eh? Ha frenato decisamente tardi. Ok, mi devo un attimo capire bene la questione. Che altro cerchiamo di non prendere penalità come abbiamo fatto nello scorso appuntamento, che ci ha poi complicato in non poco la gara. Vediamo che tempo riusciamo a fare. Non è che è proprio quello dei migliori, però insomma stiamo migliorando 8 decimi rispetto al nostro best. È qui che devo capire quando frenare. Vediamo un po' alla prima riga. La prima riga non è male. Ci teniamo abbastanza stretti. Sì, la prima riga non è male. Vediamo un po', terminiamo in 11ª posizione. Vediamo un po', torna ai box se finisce la sessione. Ecco il pilota a rientrare nel... Ah, ma no. Ma no. Vabbè, non so. Termina sessione.
conclude qui il primo turno di... Ah, non ho fatto la modifica. Azione. Vabbè. Uguale, dai. Pure così non è male, però forse un altro... Ah, qua pioveva, capirai. Capirai, tutte e due le qualifiche sono bagnate. E... A parte che era un minuto, quindi volendo posso pure farla ora la modifica. Scala un minuto, insomma, non è che deve perdere chissà quanto tempo. Va bene, allora, gomme da bagnato già ci sono, vai al tracciato, partenza in pista, vai. Ricordiamo che dobbiamo arrivare entro i primi quattro per passare in Q1, assolutamente, visto che, insomma, abbiamo anche un rivale da battere, quindi dobbiamo, per farsi cosa, cercare di far bene. Certo, è già complicata di suo. Falla anche sotto la pioggia, non è proprio il top sto tracciato. Magari se frenassi pure non sarebbe male. E magari accelerassi con un po' più di tranquillità e non come ho fatto in questo momento. Dai, malgrado tutto, ci lanciamo per questo primo giro cronometrato. Boom. Mamma mia, quello c'era appena uscito dai box. Occhio. Perché giro non valido? Ma perché, scusa? Non si sa, vabbè. Forse perché ho usato il rewind nell'ultima curva? Vabbè, giro non valido. Mi pare di aver tagliato. Perché mi sono messa a ridere che è cascato quello. Non so. Vabbè, ha preso sul personale. Vediamo comunque che giro avremmo fatto. Occhio. Ok, già meglio il tornante. Ma spero di farlo bene pure nel giro che conta, perché questo non è valido di giro. Va a finire che poi quello dopo, per una cosa o l'altra, non lo faccio perfetto come adesso e perderò un casino di tempo poi. Occhio. È lungo qua. Ok, vai giù così. E concentrati che dobbiamo fare un tempo come si deve. Perlomeno dentro i primi quattro per passare in Q1 tocca fare. Che se no casino. Qua si frena qua. Ok. Dai, dai, vediamo se sto giro gli piace. Ok, tocca sta usciti. Bisogna pure stare attenti perché sennò si rischia di cascare per la troppa, cioè per la poca velocità. Ok. Ma sbaglio perché parto già cucito al cordolo, quindi poi è normale che in fase di accelerazione mi vada a portare fuori. Devo cercare di ritardare, troppo, ritardare un po' la chiusura di quella curva. Stanno ovviamente tutti migliorando, cerchiamo... Noi dobbiamo ancora farlo un tempo, quindi...
Occhio. E niente, qua sempre sul cordo l'affilo, che non è proprio il top. Ok. C'è qua, che pure questa è molto molto insidiosa. Andiamo nell'ultimo tratto, stanno tutti migliorando il tempo. Ah, lungo, lungo, lungo. Limite pure qua. Occhio. Beh, non proprio il top. Cerchiamo di fare bene l'ultimo settore, poi ne facciamo un altro mentre le giro. 2.33.9 per il momento è il miglior tempo. Si stanno ad entrare in box? No. Minchia, noi abbiamo fatto 29.3. Eppure non era manco il miglior giro. E dove vanno a girare quelli? Sa che forse sul bagnato non vanno fortissimi. O siamo noi che siamo troppo forti. Vediamo un attimino. Famoci pure sto giro e poi passiamo alla sessione successiva. A meno che non si vanno tutti a migliorare in maniera clamorosa. Croce traiettorie. Ecco, qui prima l'avevo fatto peggio. Infatti stiamo sotto il nostro tempo precedente di 7 decimi. L'avevamo fatto veramente da schifo prima. Niente, qua se non do qua quella spizzicata sul cordolo non so contento. Ottimo così. Dai, 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 dai. Prima qua siamo arrivati lunghi, è uguale. Vabbè, finché arriviamo sul cordolo ci può pure sta. Ancora 4 minuti. No, sembrava che si stesse un po' migliorando la questione, ma piove uguale, quindi abbiamo 3 decimi e mezzo, 3 secondi e mezzo dal secondo. Stiamo anche migliorando di altro mezzo secondo, ma magari anche loro andranno a migliorarsi. Però mi sembra un distacco importante, ecco. Mi sa che perlomeno in Q2, in Q1 ci dovremmo andare abbastanza facilmente. Ok, torniamo ai box. Spostiamoci all'ingresso dei box dove... Ok, sessione dal vivo, penso che dovremmo riuscircela a fare, insomma, 4 secondi. La prima sessione di qualifica della classe. Beh, 2.28, quindi decisamente bene. Diciamo che abbiamo pure una bella chance ora. Ora non so quanto vanno questi del Q1, però insomma abbiamo fatto un bel tempo. Quindi, visto che piove pure in Q1, va a finire che ci scappa magari una prestazione particolare qua. Allora, andiamo a mettere magari dei gomme 9 da bagnato. Ok. E niente, vai sul tracciato, partenza in pista e via. Condizioni identiche a prima, quindi lo conosciamo ormai. Anche se mi pareva un po' meno acqua prima. Erano un po' meno gocce, soprattutto nella parte finale
sulla telecamera, diciamo. Dai così. Siamo subito il primo giro. Minchia, quanti ne escono dai box? Toglietevi per cortesia. Chiedete di non rompermi. Che cazzo. Detto cercare di rompermi le scatole, questo mi pia pieno. Mannaccia. Dai. Ho dovuto frenare pure di più. Guarda, si sono cappottati. Diciamo che il bagnato non è a far loro. Certo, se la IA si accorgesse che sta sopraggiungendo un'altra moto, invece di far trenino, frena, sarebbe meglio. Fino lungo. È un po' largo qua. Non proprio il miglior primo settore, però. Ecco, pure fuori. Fortuna non ci ha torto il tempo per ora, quindi comunque cerchiamo di concluderlo e portiamoci tutto a casa un tempo. Poi se riusciamo a migliorarlo, ovviamente ben venga. Qua. Da così. Non mi ricordo quanto abbiamo fatto prima. Giusto per avere un'idea, insomma. Non mi ricordo. Io ormai, grosso modo, beh, ora sono arrivato un filo lungo, però credo di aver capito dove frenare. Devo provarlo a farlo sull'asciutto, poi, visto che non l'avevo fatto, insomma, non avevamo fatto queste traiettorie sull'asciutto, visto che stavamo, insomma, imparando la pista. Però non sembrano male. Intanto abbiamo fatto un tempo. Vediamo se riusciamo. Ecco, mi darà il taglio. No. Ok. Non so se può bastare già questo, in verità. Però cerchiamo comunque di migliorarci, visto che il primo settore non è che avevamo fatto proprio benissimo. Quindi è lungo di nuovo. Un po' meglio. Guarda, sto trenino, se mi deve dar fastidio, spero di no, più che altro. Dai, così. Se riesco a mantenere questo distacco, magari me li ritrovo nella fase dei rettilini per la scia, ma forse pure prima. Un po' di scia non sarebbe male, eh? C'è uno intanto che sta a fa casco rosso, migliora il mio tempo nel primo settore, ma quello precedente, non questo. No, cazzarola. Scusate, ma rewind qui è d'obbligo.
sono andato a frenare con la moto curvata. Pensavo di sorpassarli prima, invece fortuna mi danno pure una bella scia. Ha frenato pure in anticipo qua. Ok. Ok, andiamo sul traguardo. Miglioravo il tempo di un secondo e due ancora. Ok, torniamo ai box. E spero basti, insomma, poi vediamo. È bello come se piove c'è il filmato che scende dai box che c'è il sole. Che sapete palesemente che c'è il sole, però vabbè. Allora, per il momento abbiamo un secondo e mezzo, 2,29 loro, 2,27 noi. Sicuramente poi in gara sarà tutta un'altra cosa. E niente, partiamo in pole, ragazzi. Che altro perché c'ho il 4, io ho Openser 15. Vabbè, c'è da dare il 4. Va bene pure così. E prima pole, quindi, ragazzi, della stagione. Iniziamo benissimo. Vediamo, prova ora in asciutto se più che altro abbiamo il passo per stargli davanti a questi. Vabbè, skippiamo. Il nostro amico quanto parte il nostro Nepa? Che non l'ho mica visto. Non l'ho mica visto. Assetto moto, niente. Allora, vai al tracciato. Come gomme, ovviamente, le medie al posteriore. E carburante, ovviamente, massimo. So 4 giri, quindi e via. Va, ragazzi, allora. Il nostro Nepa, non mi dovrei ricordare il numero che c'ha. Comunque. Quindi, oh, che cazzo, aspetta. No, porco Giuda, mi sono scordata la frizione. Lo so, aspetta. Riavvia Chiara, perdonatemi, mi sono scordata la frizione. Mi sono scordata la frizione. Pensavo fosse automatica, invece niente. Allora, come va? A posto così. Dai, dai. Gas a martello. E... vai. Tanto non riuscirò mai a fare le buone di queste partenze. Se no c'avevamo di nuovo un long lap penalty già. Ancora prima di partire. Occhio che... oh, occhio, mamma mia. Sto già partito a cannone. Devo un attimo riprendere le misure. A parte che devo togliere la mappatura a 3. Teniamo solo un attimo a 2, poi vediamo com'è la situazione. Dicevo, devo riprendere un attimo le misure perché stiamo sull'asciutto, quindi magari c'è anche un po' più di aderenza. Diciamo che abbiamo una grossa opportunità di far bene. Ora non so se magari pure con l'asciutto saremmo riusciti a fare ugualmente la pole, però vedremo, insomma, perché se loro ne hanno molto di più, tecnicamente dovrebbero starci più attaccati. Quindi sono 4 giri, vediamo un attimo la situazione. Intanto cerchiamo magari di impensierire il leader qua. Facciamo vedere, iniziamo un po' a studiarlo. Ne ha molto di più in accelerazione rispetto a noi. Molto di più. Continua a prevedere i tasti qua sotto a caso. Però diciamo, ai fini del nostro obiettivo andrebbe benissimo pure così, visto che il nostro avversario è decisamente indietro. Più. Oh, minchia che traiettoria molto più stretta. Attenzione che SNS. Oddio, una carambola, sono cascati tipo un 3-4. È sotto investigazione. Che cazzo c'entro io, scusa? Ma perché? A parte quello si è infilato e mi ha dato una carenata addosso. Perché io sono sotto investigazione? Non lo so. Vabbè, così, a caso. Ok, che questi stanno a risalire pure tanto, eh?
Eppure tanto. Il nostro rivale è ottavo. Ho visto adesso. Purtroppo ho perso contatto con il... con il leader. Non ho guardato se c'erano la possibilità di mettere magari le freccette per quelli che ti stanno vicino, giusto per segnalare il fatto che sono lì. Che se no così non è che ho le orecchie pure dietro o di lato. Un po' un casino. Comunque concentriamoci un attimo perché questi sono ritornati alla ribalta. E cerchiamo di fare una buona prestazione, visto che... insomma, siamo partiti dalla pole. Vabbè, quello è partito e ha salutato tutti. Si allarga questo... vabbè, guardate se ora ci dicono che è colpa nostra. Quello si è allargato pure addosso a noi, è venuto. Come faceva a essere colpa nostra? Ok, Stuart, non dicono niente. Mettiamo un attimo la mappatura a 3, che qua... sono 4 giri, tanto... poco tamponavo. Poi io perlomeno finisco il podio. Il primo ormai è assolutata la compagnia, ma voglio il podio perlomeno. Sarebbe un'ottima occasione anche per presentarci bene agli altri team, insomma. Dai, dai, dai. Il primo proprio c'è un altro passo pauroso. Veramente pauroso. Ah, no, freno tardi, freno tardi. Cazzo. Vabbè, sono riuscito comunque a tenerla. Seguiva piloti, per il momento siamo settimi. Penultimo giro. Devo cercare di sfruttare sta cosa che magari questi hanno sbagliato. Però è facile che lo facciano questo errore, che vanno larghi in curva 1. Se riesco a fare una traiettura un po' più stretta, magari riesco a guadagnare qualcosa. No, cazzo, ho peccato troppo de foga. Occhio, dai che si sportellano, dai che l'ha portato un po' a largo. Dai che siamo attaccati, proviamo qui, e in tre non si passa, attenzione. Per il momento siamo sul podio, ma questi sono agguerritissimi. Ci proviamo all'esterno, ci facciamo vedere, chiude molto bene l'interno e poi io vado di nuovo in high side, perché non mi do un attimo il tempo di raddrizzare la moto prima di dar tutto il gas. C'è il dubbio che magari si potesse fare tutta la gara con la mappatura 3. C'è sto dubbio, però vabbè. Eppure una gomma soft, secondo me, al posteriore si potrebbe pure mettere. O forse all'anteriore. Perché non si consuma poi da rimanere proprio impiccati. Quindi... attenzione, forse andare un fino largo, forse è quella la sua traiettoria. Dai, 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 inizia adesso l'ultimo giro. Minchia, in accelerazione ne hanno veramente tanto di più. Il primo c'ha tutto il rettilineo di vantaggio praticamente. Non so quanto giri, ma veramente sta andando fortissimo. Proviamo una traiettoria un po' più stretta.
si fa sorprendere. Dobbiamo cercare di rimanere appiccicati. Poi dietro ha solo 7 decimi, quindi non è che c'è tutto sto distacco, eh. Bisogna rimanere concentrati. Prende margine qua, eh. Dai così. Ah, creato lungo, ma va bene così. L'ultimo giro. Abbiamo guadagnato qualcosa sugli inseguitori, ma qua davanti non molla un centimetro. Arrivo. Che cazzo. Lo sapevo. Uscirò malissimo qua. Arrivo sempre lungo là. A questa curva precedente. Incredibile. Qui poi ho chiuso troppo. E ovviamente poi il cordolo mi ha portato fuori. Lo stavo rifacendo adesso. Uguale proprio. Occhio che mi stanno a riprendere. Rimaniamo concentrati perlomeno per portarci a casa il gradino più basso del podio, che direi già un ottimo risultato sarebbe. Dai così. Sta proprio attaccato. Questo si butterà forse all'interno all'ultima curva. Sta chiari, molto vicino al cordolo. Non ho mai fatta così bene sta curva che adesso. E andiamo sul podio, ragazzi. E andiamo sul podio. Dai, ci sta. Ci sta. Saluta anche la telecamera. 2.15 il leader. Mamma mia, ho fatto il massimo 2.17.4. Minchia, si andava forte. Minchia, si andava forte. Comunque abbiamo guadagnato un bel po' di punti anche sul nostro rivale, che è arrivato ottavo, Stefano Nepa. Quindi ottimo così, direi. Ci vanno a vedere il podio. Quindi classifica generale, siamo sempre settimi, però siamo a pochi punti dal sesto, perché se mi pare che questa fosse l'ultima gara, non ho ben capito. E il podio non c'è sta. Ok, se no c'è il parco chiuso, perlomeno ci godiamo questi festeggiamenti. Va bene, allora, ricompense, quindi tecnicamente siamo passati pure di livello. Ok, siamo diventati promessa invece che rookie. Ottimo così. Ci abbiamo pure 300 punti Papol. Ottimo. Turning point, che cos'è? La scelta. Il grande salto. Ci ha dato. Ok. Quindi andiamo direttamente passaggio modo 2. Sembra che la moto GP mi pare un po' troppo eccessivo. Turning point. Gli ultimi risultati hanno avvicinato Rossetti ha un clamoroso salto diretto in MotoGP. Così proprio. Chiudere l'ultima gara davanti ad Alonso certificherebbe l'inizio della nuova avventura. Mamma mia, proprio un saltone enorme. Quindi l'ultima gara di Valencia sarà decisiva per noi. Vediamo un attimino i messaggi. Il terzo posto di Rossetti ha mosso un po' la classifica, ma va dato atto che ha fatto una grande gara e starà a noi fare meglio a Valencia. Ogni risultato è fondamentale. Questo terzo posto ci mette in una buona posizione per il nostro obiettivo, ma c'è ancora molto da lavorare. Devo accontentarmi del gradino più basso, ma anche questi punti fanno comodo per raggiungere l'obiettivo. Vabbè, rimaniamo in maniera tranquilla come risposta. Allora, ragazzi, direi che ci possiamo salutare qui. Nel prossimo appuntamento, insomma, vedremo se riusciamo a fare il salto direttamente in MotoGP. Non sarebbe male, anche se andiamo a fare un bel salto. Partiamo da Moto3 direttamente nella classe regina.
magari una rodata generale anche in modo 2 non mi sarebbe dispiaciuta, però vediamo insomma come va la questione. Io come sempre vi ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!